siccome ho fatto sempre il mio dovere fino in fondo e ho pagato per aver fatto il mio dovere, prima mi trasferirono da Catanzaro e mi tolsero la toga di pubblico ministero e curiosamente quella sezione disciplinare era presieduta da Nicola Mancino, che oggi è imputato nel processo sulla trattativa. Quindi mi sono dovuto rimettere in gioco. Dopo 15 anni di magistratura, con una sofferenza enorme, perché chi è uomo delle istituzioni e vede che le istituzioni diventano sempre più corrotte ha una grande sofferenza, perché ha fatto una scelta all'interno delle istituzioni. Quindi mi sono rimesso in gioco. I miei ideali li ho portati nella vita pubblica, prima come parlamentare europeo con 500.000 di voti, poi sindaco della città che più amo al mondo, lo sto facendo in condizioni di grande difficoltà. Adesso, a distanza di 7 anni, mi condannano per questo motivo, perché in un'indagine molto complicata, poteri occulti, nuova P2, pezzi delle istituzioni, soprattutto alcuni uomini delle forze dell'ordine, magistrati, politici e altri, a un certo punto io avevo un paio di consulenti tecnici oltre alle forze dell'ordine, un consulente tecnico vicequestore mi chiede, per capire bene quali sono tutti i personaggi coinvolti e arrivare al cuore di questo sistema, acquisire delle utenze. Quelle utenze erano solo numeri di telefono, io faccio un decreto perché il magistrato non si deve fermare di fronte a nulla. Una volta acquisite queste utenze, lui scopre essere parlamentari. Me lo segnala, attiviamo le procedure, perché i parlamentari hanno questo privilegio rispetto agli altri cittadini che non possono essere individuati, attiviamo le procedure per l'autorizzazione e mi viene avvocata l'inchiesta Why Not. Per quella avocazione di Why Not oggi sono imputati per corruzione in atti giudiziari magistrati e politici. Curiosamente questo processo si fa a Roma, perché io mi sono dovuto difendere quando facevo il magistrato a Catanzaro, a Salerno, per 70 procedimenti. Un procedimento solo si fa a Roma ed è curioso, voluto da Achille Toro, coinvolto nell'inchiesta G7, questa indagine. Curiosamente Roma, non capisco perché, perché c'è un articolo del codice di procedura penale, articolo 11, per i magistrati di Catanzaro indagavano i magistrati di Salerno. Quindi questa sentenza ovviamente va rispettata, perché una sentenza, seppur profondamente ingiusta, intrisa di violazioni di legge, sarà riformata. Quindi io non mi dimetto, e se lei mi fa la domanda di fronte a un'ingiustizia di questo tipo, certo non sono io che mi devo dimettere, sono altri al limite che si devono guardare allo specchio per quello che però hanno fatto. Però lei aveva chiesto le dimissioni di altri politici inquisiti o condannati in primo grado in passato? Beh, ma infatti io sono molto laico in questo, non è che dico che la magistratura ha sempre ragione, oppure la magistratura ha ragione solo se condanna altri e assolve me. Ogni sembra caso... che si sia accorto di queste cose che è stato condannato. Si guardi, la prego di fare questo, si vada a vedere tutte le mie dichiarazioni che ho fatto nel corso della mia vita. Per esempio, faccio un esempio: se un mafioso conclamato dice che una sentenza è ingiusta, lo può dire perché ha il diritto di dirlo. Se un cittadino onesto viene condannato perché una sentenza è ingiusta, ha il diritto di dirlo. Non vuol dire che il mafioso è uguale al cittadino onesto. Ogni storia ha la sua storia. Quindi io credo che qua non c'è un conflitto tra magistratura e politica, ci sono politici per bene, magistrati per bene, magistrati collusi e politici disonesti. Quindi io giudico volta per volta, in alcuni casi sono stato molto duro, come ricorda lei, in altri per esempio non ho affatto chiesto le dimissioni, perché ci sono stati anche casi in cui secondo me non c'era nessuna ragione perché una persona condannata si dovesse rimettere, condannata in primo grado. Sì, lei ha lanciato accuse molto gravi, ma non si era accorto quando era magistrato che c'erano, ha parlato di palude putrida eccetera eccetera, di corruzione gravi nella magistratura. Mi dispiace perché lei non ha troppo seguito la mia storia e mi auguro che questo la possa stimolare. Io l'ho sempre detto e per averlo detto ho pagato, ma non l'ho solo detto pubblicamente, perché poi sa, per un magistrato dirlo solo pubblicamente può essere un limite. L'ho denunciato nelle sedi pubbliche, istituzionali, davanti all'autorità giudiziaria. Ricordo un giornalista di un quotidiano nazionale, un giorno mi rimproverò perché avevo fatto 80 verbali davanti ad altri magistrati. Siccome vedo, ma non lo dico in modo critico, ci sono tanti che non sanno queste cose, da domani tutti quei verbali che sono ormai pubblici io li metterò in rete, così si saprà che sono stato archiviato, che altri sono sotto processo, le ingiustizie, e lei troverà nomi e cognomi e troverà anche nomi e cognomi di persone, e questa è la cosa interessante, che attualmente continuano a ricoprire incarichi anche di vertice, che sono stati anche delle istituzioni e sono stati anche determinanti in quella vicenda. Io ho citato un nome tanto per farla emblematica, sì, Nicola Mancino, dove poi sono intercettazioni e sono state anche distrutte curiosamente. Lo sappiamo, quindi io mi auguro che queste storie vengano raccontate. I politici che in passato sono stati condannati hanno attaccato la magistratura, allora avevano un po' di ragione, perché tanti, Errani, Del Turco, Berlusconi, Cuffaro. Grazie di questa domanda. Evitiamo di fare un conflitto che la magistratura ha sempre ragione, la politica ha sempre torto, viceversa. Io credo ogni vicenda
ha una sua storia. Per cui sembra che ha torto solo quando condanna lei. Infatti io questa argomentazione la posso comprendere, ma infatti non è che sto facendo una difesa solo di Luigi Di Maggio. Io racconto la mia storia, che ovviamente poi ognuno legittimamente si fa la sua opinione. Quindi da parte mia c'è stato sempre un atteggiamento di profondità laica. E le faccio un esempio: io la magistratura l'ho criticata non tanto adesso che faccio il sindaco, la magistratura ovviamente parte, piccola parte della magistratura, ma l'ho criticata molto quando facevo il magistrato, perché ho sempre ritenuto che una chiusura corporativa, come sta facendo oggi l'Associazione Nazionale Magistrati, che fa bene a difendere. C'è un grande conflitto fra l'Associazione Nazionale Magistrati. Fa bene l'Associazione Nazionale Magistrati a difendere quando c'è un attacco duro come il mio, però farebbe altrettanto bene se andasse a scandagliare, e qualora verificasse degli errori, come è stata la mia sentenza disciplinare, che tutti l'hanno definita un gravissimo vulnus all'autonomia e all'indipendenza dei giudici, non si fa poi una riflessione autocritica. Altrimenti in quel caso si rischia che da una parte la politica fa una chiusura a riccio, tranne che nel mio caso, e questa la dice lunga, ma mi rafforza. Le si ritiene un'eccezione in qualche modo? No, io sono, diciamo, incuriosito dal fatto che tutti quanti all'interno della politica oggi mi sono contro, perché mi ricorda quando facevo il magistrato che ho avuto un primato, oltre a essere considerato un cattivo magistrato da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il primato di aver acquisito il maggior numero di interrogazioni parlamentari. Quindi in qualche motivo ci deve stare. Esatto, no? Qual è secondo lei il motivo di questa credine nei suoi confronti? Che avevo all'epoca del magistrato, che avevo toccato i fili e mi ero entrato in un gioco molto grande, che avevo individuato che la corruzione nel nostro paese non è solo in politica, ma anche in pezzi delle forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni, che c'è un governo occulto della cosa pubblica. Sono accuse molto gravi. Molto gravi, che ho documentato, molto gravi, e che nei prossimi giorni continuerò a rispolverare. Pensavo che quello erano i miei primi 40 anni, invece in questi mesi mi hanno fatto capire che quelli che mi inseguivano allora mi continuano a inseguire, allora faremo la corsa a ostacoli e vediamo chi arriva prima. Signor sindaco, un'unica cosa, ha detto che se decade farà il sindaco di strada, ci spiega che significa? Non decado, perché mi vuol fare decadere? No, lei ha detto se decadessi... Sospensione, no, quella è sospensione, non confondiamo, sospensione, dimensioni, decadenza. Farebbe il sindaco di strada. Io non decado, non mi dimetto, potrei essere sospeso, se vengo sospeso sarà per un periodo breve, perché poi questa sentenza verrà riforma, e farò il sindaco di strada, cioè sarò il sindaco sospeso. Allora, a Napoli c'è il caffè sospeso, insieme al caffè sospeso ci sarà il sindaco sospeso.